passata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. Neri Marco Re, anche questa sera il Celebrazioni, quello che non ho, liberamente tratto dalla rabbia di Pasolini. Perché questa scelta e soprattutto di che cosa parla? È uno spettacolo che ha due punti di riferimento, di partenza. Uno è Pasolini e l'altro è De André, come denuncia il titolo di una sua canzone che è diventato anche il titolo di questo spettacolo. Parte dalla loro visione del mondo, dal fatto che entrambi erano privi di pregiudizi, cercavano di esserlo, erano intellettualmente onesti e non erano confortanti nel loro modo di pensare, quindi partendo dal loro modo di vedere il mondo, in qualche modo abbiamo associato, agganciato a questi loro pensieri con Giorgio Gaglione, il regista di questo spettacolo, una serie di altre informazioni, riflessioni, episodi, considerazioni sul mondo che ci circonda, dal livello politico, ambientale, sociologico, e quindi è una riflessione che si condivide col pubblico. Il pubblico entra necessariamente a far parte di questo spettacolo, perché sono temi che non possono non coinvolgere. E a stemperare un po' ci sono anche dei momenti più divertenti, più ironici, e sicuramente poi le canzoni di De André che fanno da collante e da elemento riconosciuto. L'Italia è un corpo stupendo, ma dovunque lo tocchi o lo guardi, vedi attorcigliate le spire viscide e nere di un serpente, l'altra Italia. Come si può far l'amore con un corpo tutto avvolto da un serpente? Così comincia la castità. Dalla rabbia del 1963 di Pasolini ad oggi, di tempo ne è passato, qual è il filo conduttore? Quello che cercava di vedere Pasolini in quel documentario, quelle degenerazioni della politica, del modo di comportarsi, il consumismo che si faceva largo già nel modo dei comportamenti degli italiani, che diventavano sempre più consumatori e meno cittadini e meno capaci di senso critico, era ai primordi. Quello che vedrebbe adesso Pasolini, che tutto quello che stava germinando in quel periodo lì ha dato sviluppo a una società che evidentemente qualche problema di coesione ce l'ha, di elementi come, non so, la solidarietà. Poi magari troviamo anche degli esempi a contrasto che sono eccezionali in un senso o nell'altro, però sicuramente siamo un po' schegge impazzite tutti quanti, no? Alle prese con tantissime informazioni da decodificare, da sistemare nelle nostre caselline, la paura magari del diverso, di chi non conosciamo, il confortarci dentro pensieri omologati e quindi per niente scomodi, un po' di conformismo, insomma un po' di cose così. Però in tutto ciò c'è anche il discorso delle lucciole, l'articolo delle lucciole, con il quale Pasolini diceva che non ci sarebbe stata speranza per l'umanità, e invece noi alla fine di questo spettacolo diciamo che le lucciole ci sono ancora, quindi anche i profeti sbagliano, per fortuna, e quindi dobbiamo anche agganciare a questo simbolo delle lucciole una speranza che è necessariamente legata all'impegno e al lavoro, perché essere ottimisti così soltanto a parole non porta da nessuna parte. Però se si è ottimisti e si pensa che si debba lavorare su se stessi prima che sugli altri, da qualche parte si va. Nel 1995 sono andato a Napoli per vedere un concerto di De André. Quel giorno compro il Corriere della Sera e ci trovo un inserto di 8 pagine, dentro solo articoli di Pasolini. Una selezione, riceve il giornale, dei suoi scritti corsari. Ti piace spaziare? Vuoi cambiare? Inizia un momento diverso della tua vita? Come funziona? È un po' tutto questo. Mi è sempre piaciuto cambiare, spaziare da una disciplina all'altra, da una forma d'arte all'altra, e quindi in ogni luogo trovo magari un modo diverso di pormi e di affrontarlo. Questo spettacolo, come dicevi, è completamente diverso dalle cose che ho fatto in televisione, e entrambe le cose fanno parte di me,
e forse non lo so se l'anagrafe comincia a pesare, no, ma pesa sempre, ma non perché ci siano età nelle quali sia necessario fare qualcosa, però ognuno poi si guarda allo specchio e si sente più o meno al suo posto in certe cose, magari in altre non ci si sente più, e quindi questo ovviamente comporta delle scelte diverse e modifica un po' le scelte che si fanno. Non ti ci senti più nelle imitazioni, nel sorriso, nel far ridere la gente anche per svagarla un po'? Nel sorriso sempre, nell'ironia sempre, però nel programma che avevo fatto per esempio 2 anni fa, che si chiamava Mary Poppins, c'era un tipo di comicità completamente surreale e nessuna imitazione, perché è un territorio che ho esplorato in lungo e in largo e mi dà meno stimoli rispetto a quelli che mi ha dato per oltre 20 anni, quindi insomma direi che ho preso tanto, ho dato anche tanto, e quindi mi va anche di esplorare altre cose. Poi sicuramente così l'ironia e la comicità fanno spero insomma tutta la parte di me, ma ci sono anche altri. Anche De André cantava volando. A un certo punto, verso metà concerto, si ferma e dice: la prossima canzone è dedicata a Pasolini, un artista che ha sempre preferito la penombra del pensiero alle luci del varietà. 20 anni fa la sua morte ci ha resi orfani. Il fatto che la scomparsa di un intellettuale, di un profeta, sia stata trasformata in carne da macello ancora ci indigna e produce in noi una rabbia infinita. Una domanda scontata per te, ma molto meno per il pubblico, che comunque è sempre curioso. Cinema o teatro? Tutto. No, non vedo perché si debba rinunciare a qualcosa, è sempre lo stesso mestiere. È il mestiere dell'attore, che si può svolgere su un palcoscenico, davanti a una cinepresa, davanti a una telecamera, davanti a un microfono del doppiaggio o un microfono della radio. Quindi finché mi sarà consentito e avrò il modo di spaziare tra tutte queste forme d'arte, lo farò. Poi insomma, sarà il pubblico comunque anche un po' a decidere e condizionare le mie scelte, però finora pare che tutto vada abbastanza bene in ogni disciplina. Bisogna poi scegliere all'interno della stessa, questo sì, non è che si prende qualsiasi cosa arrivi dal cinema o qualsiasi cosa arrivi dal teatro o dalla televisione, quindi fare scelte all'interno di cose diverse credo sia comunque compatibile con il percorso professionale. Un galantuomo che tiene 6 figli ha chiesto una casa e ci danno consigli. Assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ci alleva i soldi. Poi vi basta una massima voce, Castro Cristo ci leva la croce. Con rispetto si è fatta le 3, volite al spermuto, volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in cazzo sanno fa. La ricetta che ci cerine, ogni bagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in cazzo sanno fa. La ricetta di cicerine, la compagna di cella precisa mamma.